No, me la posso permettere. No, me la posso permettere. You require additional pylons. Sorveglia altri generanti. Ehi, c'è qualcosa che non va, Blizzard, nel mio gioco. Huh? Yeah! Ciao a tutti ragazzi, bentornati su... Cioè, oggi siamo le prese con... uno yodel. Aia, mi sono rotto la sedia. Allora, ritroviamo una nostra cara vecchia antica conoscenza, Mr. MC Guillemot. Sì. Che non conosciamo, tra l'altro. Se lo incontrassi per strada lo ignorerebbe. Anch'io. Anche però, perché sono molto italiano. Però ci piace salutarlo. Sì, ciao caro, ciao grande. E salut, Guillemot. Il pony colpisce ancora. mentre nell'angolo in alto a sinistra abbiamo... il Terran Blu. Gap. Gap Guillemot. Gap. Diavolo di nome hai? È il Gap. Il gap generazionale, sì, sai. Con tra... una C di mezzo. Gap. Vabbè. Il gap. Gap. Che nome di merda c'ha? Io spero muoia. Io spero muoia perché è un nick di merda. Te l'ho detto. Oh. Comunque, possiamo dire. Stavolta, tranquillamente, possiamo dire che sono due master. Con esuberanza. Con esuberanza. E sono due master. Apprentice. Warrior. Weak master. Basta. Dobbiamo smettere di dirla questa cosa. Sì. Ma ormai. Dovrebbero smettere ormai... di sfornare capolavori uno dietro l'altro. Esatto. Ragazzi, smettetela. No, sì, abbiamo continuato. Abbiamo. Comunque, okay. Siamo sulla mappa Tempio Ghiacciato. Oh, andò, chiudi la finestra che fa freddo. Fa freddo. E stiamo vedendo, sì. Stiamo vedendo Guillemot con il suo sulla... oh, con sì. Il suo sondino Gino. Sì, con Gino. Ah, guarda il bucacche. SCP uno davanti, uno dietro. Momento gangbang da parte di SCP. Sento, boom, trapanato bitch. Da entrambe le parti, tra l'altro. Certo, hanno anche un metrapano. Non bisogna sottovalutare gli SCP. Mai sottovalutare un SCP. Come back, bitch. Comunque, come to papa, bitch. Comunque sia, stiamo con vedendo. L'unico occhio sta piangendo. Per l'amor di Dio, andiamo avanti. Cosa sta succedendo? Cerchiamo di fare. C'è un'espansione da parte di Gakup. E sta arrivando un Reaper. Leave Sondino alone. Eh no. Comunque sia, sì, c'è sì. L'espansione da parte di Gakp e il Reaper. Sì. E questo SCP che continua a inseguire Gino. Va bene, si è fatto metà mappa nel frattempo. Non puoi lasciare le cose a metà, bitch. Oh. Oh, guarda come si fronteggiano. Guarda. Come ha aspettato quel momento in più che si ricostituisse l'armatura. Per poter punzecchiare ancora di più. Sì, però diciamo questa che volta, il povero Gino il sondino dal GG all'altro. Ormai sì. Boom. E così è morto facendo ciò che amava. Qua sta uscendo. Girare. Sì, per la mappa. Girare per la mappa. Farsi trivellare da due SCV. Farsi trivellare da due SCV. Comunque. Sì, qui abbiamo una fabbrica. Una fabbrica. Ma guarda. Molto probabilmente sarà una 111. Lo sospetto anch'io. Eh sì, è già. Ebbene sì. E vedo il futuro. I believe I can see the future. Cioè, il centro cibernetico e l'apertura. La ricerca dell'apertura dei portali da parte di Guillemot, del Protoss. Con tanto di espansione. L'espansione. Che sta arrivando, arriverà leggermente dopo quella del Bon Terra. Sì, l'espansione è un pochino in ritardo. Chiamiamolo Gianni questo termine. Perché non si può. Un'espansione ritardata. Mino, ma arrivo. Dove buttano i minerali qua? Nel nero. Non esatto. Esatto. Comunque sia, sta scendendo il secondo gas. C'è lo switch da parte del Terran di Rax e Factory sul reattore. Con un'espansione ritardata ti senti skilled, perché dici guarda, pochissimi minerali sto spendendo. In realtà non ti sta in arrivando. In realtà no, sta arrivando il mondo dall'altra parte e tu sei con le brache calate in una maniera terrificante. Eh già. Un'altra Factory? Puoi diventare un portabici da quando hai le brache calate. Sì. Ma che stia tentando due buon Factory. Gap di andare di full Mac? Beh, direi proprio di sì. Questa adepta forse sta per scoutare tutto. C'era l'SCV che stava sbroccando male. Sì, ha visto tutto. Guarda come sta scoutando male. Ha visto Guillemot, ha visto tutto quello che doveva vedere. Assolutamente. E infatti si è anche teletrasportato lì grazie al potere dell'adepta. E sta continuando a dare fastidio. Mi ha ammazzato già due SCV. Tra poco tre. No, due SCV. Hanno fatto in tempo con gli Elion. Non male. A prenderlo. Elion nelle storie tese. Non perfetto, male. Perfetto. Oh, cosa sta ricercando? La lancia? La balestra psionica. Sì, la balestra. Volevo vedere se eri attento, no? La balestra psionica che ricordiamo. Sono attento. Come un falco.
Potresti scendere al mio braccio adesso. Cos'è, ti danno fastidio gli artigli? Sì, soltanto perché ce li hai i piedi. Peso su un braccio. E quella è la cosa rivoltante. Gli artigli sui piedi. Sono 15 kg bagnato. E... Uh-huh. Ok, comunque un falco di 15 kg di Ofaio. Cioè, non so perché vai. Un falco di 15 kg è un'apertura di 4 metri. Quindi è un po' brutta comunque, come cosa. Comunque per l'amore di Gesù, continuiamo avanti. Sì. È arrivato il primo Cyclone. Sta arrivando anche altri due Cyclone. Sta arrivando anche l'ombrello di Rihanna. Da parte del proto, sì. Under my umbrella. C'è solo morte sotto quell'ombrello. Oltre a una fronte spropositata, però c'è soltanto morte. Esatto. Sì. E direi che questi Alien. Under il suo umbrella c'è morte e il virus. Sì. Esatto. Bene. Io direi, sai cosa vuole fare il buon sì. Guillemot? Vuole droppargli in base alla qualunque per cercare di non farlo produrre. Esatto. Vuole segarlo subito. Ho come questa impressione, è arrivato anche l'Observer sì. che ha visto tutto e ha urlato, e sta urlando andandosene. Esatto. Io lo sposterei un pochino, giusto per non vedere l'ombra che proietta a terra. Ma guarda, tanto non la vedrà, non ci farà mai caso. Il blink. Io e te non ci facciamo caso, questa gente ci fa caso. Cosa sta... Mono adepte. Mono adepte, e vediamo come si comporteranno contro questo popò di roba le mono adepte. Eh sì. Guarda come subito le inseguono. Guarda gli Alien che stanno praticamente... No! Bellissimo! Si sono separate e adesso... Devo dire che Gakp ha mandato in a move sì, davanti alla base... È stato proprio brutto, eh? È stato un erroraccio da parte di Gakp. Ha mandato così. In following, sì. Ha mandato un Cyclone avanti. Guarda che si è chiuso con il... Bellissimo il force field. Il force field, ottimo, però nel mentre sta perdendo... Sì. Sta facendo Mamma un macello santa. Di danno. Però è entrato, ma non ci sono più soldi. No, guarda con questi... Non ci sono più soldi. Cioè... L'utilizzo dei force field di Guillemot... È fantastico. È bellissimo, ragazzi. Però, niente... È veramente fantastico. Guarda comunque questo pylon overcharge. Mamma mia, guarda che danno. Guarda che danno, mamma ragazzi. Mamma mia, guarda quante sondine. E ormai base trade. No, scherzo. Il Protoss sta rifacendo il cuore di mamma. Il Protoss è in vantaggio, eh. Assolutamente. Siamo a 26 lavoratori uccisi. 26. Mamma mia. Gli ha fatto un danno folle. Guarda ancora quanta roba a minare. Fuggi, sciocco. Tra l'altro quei tre Cyclone, Madonna santa, il dolore da parte circondato, di quelle sonde. Circondato. Ottimo però che l'ha messo. Niente, io direi che Gapk può dare comodamente il GG quando vuole. Sì. Cioè ha perso veramente troppa roba. Decisamente, è rimasto con 28 unità. Veramente troppa roba. Cioè il danno è stato veramente minimo. Cioè gli ha ucciso solamente 14 lavoratori contro i 32. E tra l'altro e sta continuando. Guillemot è ancora a casa sua a fare botte, a fare danno. Sempre con adepte. E guarda come lo lurra da una parte all'altra per farlo smattare e andare a destra e a sinistra. Devo dire che l'utilizzo di queste adepte da parte di Guillemot mi piace. 9 SCV contro 32. Madonna santa. È finita. Infatti, more cheese please da parte di Gak. Tecnicamente non era un cheese. Sei stato tu a fare una minchiata. Sì. Morter. Guillemot. Sei un senza mani, eh. Sei però, un senza mani, ma complimenti. Però bravo, ottima risposta. Comunque sia... Ci è piaciuta questa partita? Non capiamo perché il Terran può durare ancora 4 ore, perché forse Guillemot lo vuole torturare. Probabile. Vuole divertire. Di avere una possibilità e segargli le gambe. Ma in realtà non ce l'ha. È come tagliare i tendini a qualcuno su una sedia e poi vederlo strisciare. Sì. Verso una porta. Ciao Hostel. Comunque. Sì. Però stavolta quella cui tagli i tendini ha la sindrome di Cipa, quindi non sente il dolore. Può continuare a tentare di camminare. Mamma mia, quindi... va bene. Comunque sia. I nostri video stiamo... Diventando una spirale di violenza sempre più elevata. Violenza e ignoranza brutale. E tracotanza, sì. Una tracotanza di violenza e ignoranza. Sì. Quante Z. Con la panza. Quanta alliterazione. E quanta prosodia. Cos'hai detto su mia sorella? Ho detto alliterazione. Allora, alliterazione non lo dici su mia sorella. Non lo dico a te perché non hai una sorella. Potrei averla un giorno. E chissà che tu non ce l'abbia già. No? Comunque sia, il caro Guillemot si sta comunque espandendo ancora, perché fa bene. Ma perché non serve? Perché non libba? Ma perché non libba? È finita, cioè. Ha 12 SCV contro 45.
Ma vattene! Basta, e fine. Mom, tre basi contro una. Smetti di perdere, tre far perdere tempo a questo contro Protoss. Contro una. Cioè, poi è normale che ti sale il rage. Beh, adesso lo trolla. Lo sta trollando, dai. Beh, guarda. Chiaro. Chiaro. No, niente, si sta ricaricando la mina. E adesso il mondo surroundato da un botto di adepte che one shotterà qualsiasi cosa. Guarda che ha tentato anche di tirare su un deposito. Perché l'hai tirato su? Non lo so perché. Ma cioè cosa il perché un bunker? Ma cosa sta cercando? Cosa ci vuoi mettere nel bunker? Le mine? Gli SCV? Ha flippato. Non sa più quello che sta facendo. Un master, ma non sa più quello. Bellissima mossa. Ottima, mandare una sola adepta a prendere il colpo e warpare ancora. Guarda quelle tre mine che adesso faranno più danno che altro. A un è una sola adepta. Ce l'aveva così fatta. Ne ha salvate due però di adepte. È riuscito a prenderne due. Boh, io non so perché Gapik non voglia livare. Forse sai perché vuole fare il bad manner. Vuole fargli perdere più tempo possibile. Sì, ma tanto a questo punto cioè Guillemot ormai sai è lì. Sai io cosa faccio quando mi capitano cose simili? Sorseggia te. Vai a prendere. Vai a buttare la spazzatura. No, mi compri le sigarette. Io prendo la mappa. Chiaro. Mi ricordo quando lo facevi con me all'inizio. Vuoi farmi perdere tempo? Io ti prendo la mappa. E io ti faccio perdere ancora più tempo. Io macro. La. BG. Bad game. BG, ragazzi. Siamo perfettamente d'accordo, Gakp. Sì. È stato davvero un bad game. Anche da parte perché, tua, sicuro. Forse perché lasciare in following le sì. cose comunque. Hai fatto camminare la tua armata. Il move non è esattamente il meglio. Ma perché l'hai fatto? E soprattutto dovevi tornare a casa. Sì. Dovevi tornare indietro. E dovevi livare 5 minuti dovevi fa. Dovevi avere l'umiltà di prendere e tornare indietro e salvarti. O cercare comunque di respingere questo assalto. E forse, e dico forse, con l'Alien potevi stare dietro le adepte. Ed era un grosso. E anche i Cyclone che hanno un'elevatissima mobilità. Ragazzi, sicuramente la mech è possibile attuarla contro il Protoss. Sì. Non così. Non così, non in questo modo. Non questa composition e soprattutto non mandando in follow le unità. Sì. Sono piccoli errori da principiante che comunque continuano a cadere. Che comunque continuano a portare gente in master. Sì, a prendere strane noi, anche perché forse noi dovremmo giocare leggermente di più. Sì, piccoli dettagli, ma va benissimo. Il replay si è concluso, fateci sapere cosa ne pensate. Commentate, condividete, mettete mi piace, fate quello che vi pare di questo video. Divulgate il verbo dei glitch e soprattutto chi non si iscrive. È un gag. È un gag. Ciao!